Oggi ti parlo di quattro ruoli molto comuni che fanno i runner alle prime armi, ma che spesso continuano a fare anche i runner più esperti. Sono Michele Stefani, di professione faccio fisioterapista. Negli ultimi anni ho portato più di 100 persone dalla vita sedentaria a correre la loro prima maratona. Iniziare a correre per sé è molto semplice, molto facile. Apriamo l'armadio, prendiamo un abbigliamento magari anche già un po' datato, ma magari andiamo a comprare un paio di scarpe da corsa e iniziamo a allenarci. I primi allenamenti faremo un po' fatica, poi cercheremo sempre di andare più veloce, vedremo ogni allenamento come una gara contro noi stessi e sicuramente in fase iniziale appunto vedremo un grosso miglioramento. Fino a quando poi quasi matematicamente arriverà il primo infortunio. Questo ci porterà a mente a dare la colpa alla corsa, inizieremo a pensare che la corsa non fa per noi, inizieremo a pensare che non è lo sport adatto al nostro fisico. Quindi ci fermeremo e molto probabilmente abbandoneremo questo fantastico sport. Quindi quali sono questi quattro errori che devi cercare di evitare se sei un runner alle prime armi, ma anche se sei già un runner un pochettino più esperto? Il primo errore è quello di non inserire esercizi di forza all'interno dei nostri piani di allenamento. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come dicevamo prima, inizialmente la corsa ci porta a un grandissimo miglioramento dal punto di vista aerobico. Vedremo veramente di settimana a settimana dei grandi miglioramenti. Però quando corriamo tendiamo a sollecitare le nostre articolazioni, i nostri tendini, i nostri muscoli, i nostri legamenti. Quindi cosa succede? Succede che i miglioramenti dal punto di vista cardiovascolare non vanno di pari passo con i miglioramenti che abbiamo dal punto di vista muscolo tendineo. Ci va più tempo di adattamento per quanto riguarda appunto il sistema osteoarticolare. Quindi cosa dobbiamo fare? Inserire esercizi di forza, inserire esercizi specifici abitua il nostro corpo al carico che daremo durante la corsa. Questo farà sì che andrà a ridurre drasticamente il rischio di farci male. Quindi quando parliamo di esercizi di forza intendiamo esercizi con i sovraccarichi, con i pesi, che per la carità vanno benissimo e si possono inserire, ma inizialmente possono essere delle routine fatte a corpo libero, delle routine che ci aiuteranno appunto a diventare più forti e abitueranno il nostro corpo al carico della corsa. Per questo motivo è fondamentale inserire almeno due volte a settimana all'interno dei vostri programmi di allenamento, ed è quello che facciamo all'interno dei percorsi Run to Feel Better. Tutte le nostre tabelle prevedono delle sessioni di mobilità e di forza. Questo è il primo consiglio che ti do, è il primo consiglio che farà sì che tu possa correre a lungo senza farti male. E se dovessi dirti su cosa concentrarti, se hai poco tempo a disposizione, dedica del tempo a rinforzare tutto quello che è il core stability e in particolar modo i muscoli dei fianchi, dei glutei. Il medio gluteo gioca un ruolo fondamentale nel rinforzo e nel controllo di tutto quello che è lo schema del passo. Quindi una buona postura, un buon controllo farà sì che ridurrai appunto il rischio di infortuni, avrai una tecnica migliore e avrai anche un'economia di corsa decisamente migliore. L'altro aspetto fondamentale, l'altro consiglio che ti do è quello di rispettare il tuo corpo e recuperare bene. Addirittura arrivo a dirti che il recupero è quasi il più importante dell'allenamento che hai fatto. Se non recuperiamo bene non potremo essere produttivi, non potremo sottoporre il nostro organismo a un nuovo stress e quindi non riusciremo a migliorare la nostra condizione atletica. Quali sono le strategie di recupero che puoi inserire all'interno delle tue settimane tipo, dei tuoi allenamenti? Innanzitutto lo stretching dinamico dopo allenamento può essere un ottimo metodo per favorire il recupero post allenamento. Lo stretching dinamico migliora la flessibilità e oltre a migliorare appunto il recupero, migliora anche la tua biomeccanica di corsa. Se corri meglio, affaticherai meno il tuo corpo e ovviamente recupererai ancora di più. L'aspetto importante è ovviamente l'alimentazione. Avere una strategia alimentare corretta fa sì che recupereremo prima dagli sforzi dei nostri allenamenti e saremo pronti per l'allenamento successivo. Quindi avere una buona strategia alimentare sia prima che post allenamento è fondamentale. L'altro consiglio è non correre se sei infortunato. In questi anni di lavoro ho seguito tantissimi runner e devo dire che spesso un piccolo fastidio che poteva essere trattato veramente con un po' di riposo diventa qualcosa di cronico che ci porta ad avere poi dei compensi. Questi compensi portano all'infiammazione delle altre articolazioni e si innesca una catena veramente veramente distruttiva. Quindi lo so che è difficile magari quando sei in pieno di preparazione, quando inizi a vedere i miglioramenti, magari fermarsi quando si ha qualche acciacco, ma a volte veramente basta magari 4-5 giorni di riposo, dare un po' di sollievo al nostro fisico, lavorare sulla mobilità, lavorare sul rinforzo, curare l'alimentazione, che l'infortunio può rientrare.
continuare a ostinarsi, a correre su un fastidio, a correre magari su un'infiammazione, farà sì che saremo poi obbligati a fermarci quando sarà troppo tardi. Ci costringerà ad avere un lungo periodo di stop. Quello che dico sempre, ragazzi, che se è quasi impossibile correre senza avere nessun tipo di fastidio. Noi corriamo, qualche acciacchino c'è sempre, ma un conto è un leggero fastidio che magari sparisce dopo i primi passi, un po' di rigidità articolare. Un conto è un dolore che va a accentuarsi dopo la corsa, un dolore che si va a accentuare durante la corsa e che magari vi dura un paio di giorni anche post allenamento. È il momento di fermarsi, è il momento di vedere i primi giorni, magari fare un po' di autocura e rivolgersi con fiducia a un professionista che vi seguirà nel recupero. E quando si è infortunati non vuol dire stare fermi, vuol dire che si può lavorare sugli esercizi. Metto in scarico la zona che magari mi fa male, posso andare a fare del nuoto, posso usare la bicicletta, posso fare del cross training, quindi posso lavorare su tutti quegli aspetti che quando corro magari vado un po' a trascurare. Quindi non sempre l'infortunio deve essere qualcosa di così negativo, ma magari ci permette di lavorare su altri aspetti che tendenzialmente che tendiamo a trascurare. Quindi lucidità, ascoltiamoci e fermiamoci magari con quei 10 giorni e poi sicuramente riusciremo a ripartire con molta più forza di prima. Il quarto consiglio che ti voglio dare è legato all'intensità degli allenamenti. Allenarsi non vuol dire gareggiare. Dobbiamo seguire una tabella ben stabilita, una tabella ben calibrata che prevede carichi di lavoro, scarichi di lavoro. La settimana deve essere ben distribuita tra corse facili e corse un pochettino più impegnative. L'idea che ogni allenamento deve essere visto come una gara, come un allenamento dobbiamo per forza spingere al massimo, è veramente un grandissimo errore. Questo farà sì che il nostro corpo non riuscirà, magari inizialmente vedremo dei miglioramenti, perché se siamo freschi, se siamo all'inizio, il corpo riesce a abituarsi ai carichi importanti, se tu male siamo anche un po' più giovani, siamo anche abbastanza giovani. Ma avanti col tempo questa intensità farà sì che il nostro corpo non riuscirà a smaltire l'intensità degli allenamenti e quindi inizieremo a essere stanchi, rischiamo di andare incontro a un overtraining, ci porterà a un infortunio. Quindi un piano di allenamento deve essere ben calibrato, ci devono essere allenamenti di intensità, ma la maggior parte degli allenamenti vanno corsi a ritmi leggeri, a easy pace, come diciamo noi all'interno delle tabelle. Quindi l'80% del volume settimanale che svolge, parlo semplicemente di amatori, devono essere svolte a ritmo blando. Questo non vuol dire che non miglioreremo, anzi, questi allenamenti fatti a ritmo leggero, a ritmo aerobico, vanno a migliorare la V2 max, vanno a migliorare la capillarizzazione periferica, quindi avremo comunque un grosso miglioramento anche allenandoci piano. Il rischio è quello di allenarci sempre ad alta intensità e quello poi di arrivare al giorno della gara e di essere sfiniti, essere stanchi e di non essere poi in grado di fare la prestazione che avremmo desiderato. Quindi l'allenamento non è una gara, l'allenamento va gestito in base alla tabella che abbiamo a disposizione e in base ai consigli che ci dà il nostro allenatore. Quindi spero che questi quattro consigli ti siano stati utili, sia che tu sia un runner esperto, sia che tu sia un runner alle prime armi. Iscriviti al nostro canale YouTube. Se vuoi iniziare a correre con noi, runtofeelbetter.com, trovi circa 30 programmi di allenamento, tantissimi percorsi adatti sia per chi vuole passare dal divano alla maratona, alla mezza maratona, ma anche per runner più esperti. Ci vediamo presto, dacci dentro, corri e come sempre, run to feel better.